Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Call of Duty Advanced Warfare. Ci attendono nuove missioni ad alto livello di distruzione e rischio. Oggi salveremo il primo ministro e assalteremo un convoglio lungo l'autostrada, con scene veramente epiche. E poi cerchiamo di sopravvivere all'esplosione di una centrale nucleare. Buona visione! Dopo la Corea pensavo di essere finito, ma Irons mi aveva dato un nuovo scopo. Un conto è avere un'occasione, un altro dimostrare di meritarsela. Ho potuto farlo appena 2 mesi dopo. Non più di 12 ore fa, il premier nigeriano Samuel Abidoglio è stato preso in ostaggio al Summit Internazionale della Tecnologia di Lagos. Riteniamo sia opera del KVA, un gruppo terroristico anti-occidentale fondato da ex separatisti ceceni. Il nascondiglio e l'identità del suo leader, nome in codice Hades, restano ignoti. Il movente non è chiaro, ma questo rapimento è l'apice di un'escalation di attacchi attribuiti al KVA negli ultimi anni. Dovete unirvi alle forze nazionali al comando del capitano Ajani e agire per il rilascio immediato del premier. Non sanno come si salva un ostaggio. Glielo mostreremo. Dai, ragazzino. Sì, dammi solo un attimo, sto ancora sincronizzando. Oh, che figata assurda! Ok, ci sono. Questi cosi non sono affatto male. Non affezionarti ai giocattoli. Alla fine quel che conta è il soldato che li usa. Gideon, i miei sono in posizione. Iniziamo le operazioni al tuo segnale. Ok, 5 minuti. No, vabbè, dai, ci perderei le ore con un drone del genere. E vedi di non farci ammazzare tutti, ragazzino. Ne voglio 1000.000, ne posso avere 1000.000. Traffico, Lagos, Nigeria, 7 marzo 2055. Tipo Exo, specialista. Abbiamo i guanti magnetici? Ma parliamone. Drone in volo, trasmissione feed. Ok, mi raccomando. Ok, evitiamo di schiantarci da qualche parte, possibilmente. Ok, la situazione all'esterno sembra tranquilla. Wow! All'interno invece è pieno zeppo di terroristi, come potete vedere. KVA Multipli, stanza sud, secondo piano. Muoversi. E un attimo, provate voi a controllare sto drone. Ecco la sala conferenze. Oh, per fortuna che c'era un buchino. Senti, io sono l'unico che ti serve, ok? Ecco il primo ministro. È lui, avvio scansione facciale. Facciamo fuori. Il premier è la priorità. Siamo nati per morire. Colpevoli o innocenti. È questione di quando e di come. Senti, è il nostro signore a deciderlo. Ucciderlo non servirà a niente. E ora lo ammazzo, ovviamente. Ti stai sbagliando. No, no, porco cane. Ucciderlo servirà a molto. Dobbiamo darci una mossa o questo farà fuori tutti, probabilmente. Bene, gente, abbiamo via libera. 3 minuti ad Alfa. Tempo. Se attacchiamo uccideranno il premier. Lo faranno comunque. Dobbiamo salvarlo. Facciamo presto. Datemi un secondo che prendo le armi, gente. Mi serve quella col mirino tattico, che fighissima. Vediamo un po'. Cos'è, un fucile? Ok, mi tengo queste, tanti saluti. Fate vedere di cosa è capace Atlas. Il KVA terrorizza la regione da troppo tempo. È ora di mandare un messaggio. Basterà una stretta di mano del premier per far cambiare faccia a questo paese. Non voglio mettervi sotto pressione, ma salvatelo. Pressione? Quando mai? Buona fortuna, Mitchell. Ci penso io, gente! Vai e bolle! Devo sfondare tutte le porte o non sono soddisfatto? I miei sono in posizione. Nessuno spara se non lo dico io. Ricevuto. Andiamo. Ok, nella peggiore delle ipotesi abbiamo un bel po' di uomini che ci possono dare fuoco di supporto. Che cosa buona e tanto giusta, non sappiamo quanti terroristi si trovino all'interno della struttura. Ok, vediamo di infiltrarci senza farci scoprire. Ma tanto abbiamo di quell'equipaggiamento veramente assurdo. Ok, dobbiamo scendere di qua. Aspetta, piano. Stavo cercando di attivare il coso per planare. Vabbè, non importa. Quanti magnetici? Super il muro. Ma funziona sta roba? Cioè, la parete deve essere in ferro, metallo o altro. Ok, funzionano. Non ci dico più. Se una parete in normale cemento, presumo che siano praticamente inutili. Oh mio Dio. No, vabbè. No. I guanti non si attaccano.
Ah, giustamente. Ma non ci sentono che tiriamo delle manate assurde sulla parete? Stiamo facendo un rumore di proporzioni bibliche. E olle! No, vabbè. Ne voglio 8 miliardi di paia? Cioè, non so dove poterli utilizzare. Forse sulle recinzioni in metallo? Prepara la carica muta. Ok, perfetto. Così possiamo infiltrarci in tutta tranquillità. Quello dovrebbe essere quel coso che scava una buca tonda. Vediamo un po'. L'abbiamo visto in azione nello scorso episodio. Ah, vabbè, dai, ragazzi, che figata sto gioco. Ok, scendiamo e facciamoli fuori tutti. Non vedo nulla. Aspetta, li vedo. Ok, eliminiamoli tatticamente. Perfetto. Non ci hanno sentito. Ha funzionato anche meglio del previsto. Aspetta che recupero cose intanto. 100 metri, di qua. Credo siano proiettili, non lo so, gioco non specifica. Ci dirigiamo all'obiettivo. Ricevuto a 2-1. Via. Arrivo, gente, datemi un secondo, libero. Mi sto casando troppo. Diamo un'occhiata. Mitchell, Joker, a voi. Possiamo piazzare il dispositivo armonico? Oddio, e questo cosa fa? Perfetto, l'abbiamo passato anche a lui. Cosa può essere? Il pulso armonico. Rileva la biodensità attraverso ogni cosa. Mitchell, guarda bene. Rileviamo 4 KVA nella stanza. Marcali. Ok. Inizia tu, Mitchell. Questi sono chiaramente gli ostaggi. E aspetta, ce n'è un ultimo là dietro. Levati, barbone. Nemici agganciati. Giustizieranno un ostaggio. Ok, ho fatto, tranquillo. Ok, eliminiamoli rapidamente e olè. Dovremmo averli fatti fuori tutti. Tutti eliminati. Ma dai, volevo entrare da questa parte io. Fermi tutti. Ok, sembra tutto tranquillo. Non importa. Mitchell, il premier. Tranquillo, che penso mi. Signore, è libero, fanno 100 euro. Hanno preso tutti gli ostaggi e tecnici del nostro summit. Il KVA voleva loro, non noi. Ajani, cosa? Li abbiamo appena visti in un fugone. Colore. Colore? Bianco. Posizione. Dove? Lasciano il centro. Ok, andiamo. Alfa si prenderà cura di lei. Signore, sarà al sicuro. Grazie, soldato. Sì, però non mi ha dato i 100 euro. Scusate, gente, io non lo faccio a gratis il salvataggio. Ok, hanno in mente qualcosa, si sono portati via i tecnici, questo è poco ma sicuro. 2-1, abbiamo il feed di un veicolo bianco su Independence Road, in movimento a sud-ovest rispetto a voi. Roger. Ok, dobbiamo trovarlo assolutamente. Dobbiamo impedire qualunque cosa abbiano in mente di fare. Signori, scusate, permesso, i professionisti all'opera. Oh, maronne, quante macchine futuristiche, santo cielo. Aspetta, levatevi. Via, fate largo. Wow. Ok, direi che ci hanno individuato molto probabilmente. Li vedo laggiù. Aspetta. Hanno l'RPG. Ok, sono letteralmente dovunque. Wow, Bonnie. È come se ci stessero aspettando. Ok, eliminato anche questo. Lanciamo una marcatrice. Vediamo un po' come riusciamo a individuarli più facilmente. Sì, lo so che c'è anche l'overdrive, ma per adesso diamo al nemico un minimo di speranza di farcela. Ok. Oh, maronne. Gente che là sopra, aspetta. Perfetto. Eliminati tutti. Abbiamo lo scudo tattico, mi ero completamente dimenticato. Allora, aspetta che mi avvicino molto poco tatticamente. E li legno come ci faccio un domani. Oh, buongiorno. Buongiorno anche a lei, perfetta. Ma levati, barbone. Levati anche tu, aspetta. Ne arrivano altri dal cavalcavia. Li ho visti. Aspetta, mi sta sparando da dietro. Come l'ho detto, aspetta. Amici, proteggetemi, mi hanno fatto il culo. Lancia granata tattica, veloce. Vabbè, quella che rileva i nemici, perfetto. Oddio, adesso li posso sparare. Aia, in tutta tranquillità, buoni. State buoni. Dove mi sparano? Nemici ai negozi! Sì, sono letteralmente dovunque. Ragazzi, ci stanno circondando. Coccane. Oh, preso in pieno, perfetto. Eliminato uno. Dov'è? Che cerchiamo di aggirarli in qualche modo. Ho anche il fucile, mi ero completamente dimenticato. Vediamo di inaugurarlo. Uila! Piccolino. Aspetta. Oh. Non male. Decisamente non male. Aspetta. Oh, levati, barbone. No, ma non sopra la cisterna, ciccio. Quella, col senno di poi volevo fare la scena figa. Ma era meglio se mi fossi allontanato. Oh. Ok, ora ragioniamo. Abbiamo fatto praticamente una strage. C'è ancora qualcuno di vivo, purtroppo. Ma ci assicureremo che muoia alla velocità della luce. Ma cacchio mi state sparando? Ecco qui, laggiù, ottimo. A posto, li abbiamo eliminati tutti? Cioè, abbiamo fatto una strage praticamente. Abbiamo fatto più danni noi dei terroristi. Bersaglio in movimento, mezzo chilometro, sud. Ricevuto, ci siamo. Ottimo, nel frattempo ho finalmente trovato un'arma. Con il mirino, quello iperfaigo. Aspetta, vediamo un po' se funziona. Sì, funziona molto bene. Gideon, magari non passarmi davanti mentre sto prendendo fuoco sul nemico.
Aspetta, ok, eliminato. Ce ne sono un bel po'. Granata, scelgo te. Aia, me spare, no! Me spare, no! Vai nel negozio, vai nel negozio. Lon, sarai al sicuro? Però mani la vita, ma ci siamo capiti. Aspetta, scherzone! Perfetto, preso in piedi. Quanta gente! Ma no, no, c'è la granata. Aspetta, passiamo da un negozio all'altro. Ok, morto male. No! Ho visto che mi hai visto. Ma di certo mi hai anche sentito. Purtroppo ha un ratio di fuoco abbastanza limitato. Ma non è niente male come arma. È discretamente precisa. Aspetta, aspetta. No, resta lì. Resta lì, muori male. Gli altro c'è. Porco cane, lancio una granata tattica. Non riesco a vederli tutti. Oh, c'è un bel po' di gente. Alla seconda, morto uno. Morto due. Ciccio, è morto tre. Aspetta che c'è l'ultimo dei cugini laggiù. Perfetto, estinta tutta la famiglia. Via libera. Attraverso il cancello. Ci sono. Apritelo. Non si aprono così i cancelli, Ciccio, eh. Ma vabbè, dettagli. Ragazzi, occhi aperti che quelli ci attaccano da un momento a quell'altro. Arrivano, a destra, Oh, non mi aspettavo una guerriglia urbana del genere. Ok, rinteniamoci qua sopra. Macello, ma come fanno a sapere sempre dove ci troviamo? Occhio gente, ci aspettano là sopra, aspetta. Eliminato uno, eliminato due, eliminato tre. C'è qualcun altro? Non fate complimenti, c'è piombo per tutti. Ok, dobbiamo rintanarci là dentro. Aspetta, che tanto so già. Lo sapevo, granata. E olè, ottimo. Marone, ho fatto una strage. Ajani, vada avanti cortesemente. Aspetta. Tecnica! Dentro. E come facciamo? Ragazzi, c'hanno le armi automatiche. La torretta è blindata, dobbiamo aggirarla. È più facile di scapparsi, Ciccio. Porco cane, civili evacuate. Aspetta, ci penso io. Aspetta, fino a tempo. I cattivoni ovunque. Quelli per porca. Che sta succedendo? Ma cos'è? Ah, è una granata infuocata. Che poi è? Oh, fa danni in continuazione. Vario secondo che non ci capisco più nulla. Torna dentro. Che macello. Non mi aspettavo un attacco del genere. Allora, tienimi fuori lo scudo. Perfetto, cerchiamo di avanzare. Tra i colpi nemici. Aspetta. Malapena ricordo. Vederti. Però te mi senti? Ok, a posto. Ora che siamo qua dentro, dovrei essere più sicuro. No, Barbone. Barbone è venuto qua per l'altro cugino. Cane, non è potentissima però sto cacchio di arma. Aspetta. E olè! No! L'ho mancato di un millimetro. Ho finito adesso i proiettili. Ma mi prendi in giro. Aspetta. Ok. Che spavento. 2-1. Il bersaglio esce a ovest sulla Liberty. 500 metri. Manca poco. Di qua. Dobbiamo superare questo muro. È fatto di metallo. Guarda che botta di chiurlo. E olè. Perfetto. Per fortuna che abbiamo l'equipaggiamento adatto. O non ce l'avremmo mai fatta. No, speriamo che non ci aspettino qui. Oh, maronne. Attraversiamo. Cattivoni là davanti. Granata, non mancare. Perfetto. Aspetta che non ho munizioni, mi ero completamente dimenticato. Sì, ma con quest'arma non posso far molto. Aspetta, come attraversa la strada? Ok, aspetta. Corri. Buongiorno, signore. Mi piace incontrarvi. Salve. Aspetta, c'è l'ultimo dei cugini qua. Oh! Resta a giocare con noi. Oh, è morte. Oh, che culo. Ho trovato un po' di proiettili. Allora, vediamo di fare dei colpi precisi. Non dico alla testa, perché sarebbe esagerato considerando il DeLong Gamer. Però dai, ci possiamo accontentare. Attraversa sto cocchio. Aspetta un attimo, ho visto con cosa computatore avanzato. Oh, eccolo qua. Perfetto, così posso ricaricarmi. Evitiamo le auto. È diventato Frogger all'improvviso. Ma stia scherzando. Aspetta, lei è un cattivone? Sì, il cattivone, c'è il cane cattivone? C'ho i pruriti. Aspetti, mi sto grattando la vita vera, cane cattivone. Ricevuto, profe. Cosa vuoi fare, Ciccio? Oh, vabbè, ma c'è ancora un sacco di autostrada. Dovreste vedere il furgone. Lo vedo. Merda, è fuori tiro. Fanculo, facciamolo. No, qua diventa peggio della scena di Matrix Reloaded. Ma mi prendi in giro. Oh, maronne, anche qui time event. Aiuto. Che facciamo, Ciccio? Oh, maronne, a chi stai sparando? Aspetta, ci sono i cattivoni? Pronto a saltare. Aspetta, che ci stanno sparando. Un secondo, arrivo. Sparagli tu, fammi copertura intanto, perché di quelli per porca. Non ti vediamo più. Inseguiamo, a sud, lungo l'autostrada. Oh, maronne, si è schiantato malissimo. Ricevuto. Aspetta, che casino, è a colpo singolo st'arma. Ok, eliminato questo, un attimo che ricarico. Gideon, se vuoi coprirmi, quando secondo. Oh, è Joker, chi vuoi è? Aspetta. Ah, ok, preso. Ah, perfetto. Oh, sbrizio tantissimo. Un aiutino veloce. No, c'hai la mamma ipertrota. Ok, eliminato uno, eliminato due.
Aiuto, aspetta, no, più morto? Ok, direi sufficientemente morto. No. Wow, ho quasi giocato anche le gambe. Scusi, già mi manca un braccio. Evitiamo di peggiorare la situazione. Faccio. Ah, gli sparo le ruote, giusto? Aspetta. Ricarica l'arma. Non ce l'ho fatta. Oh, che fai? Non vorrei mica. Vuol saltare dall'altra parte. E c'è. Ciccio! Ti è salito un momento di figaggine assurda. Signore, buongiorno, che piacere fare la sua conoscenza. Mi saluti il palo. Oh, ha preso veramente il palo. Come nel trailer. Perfetto, salta di là. No, vabbè, ragazzi, che azione epica non era. Aiuto. Ok, posso riavere le mie armi faglie cortesemente? Elicottero nemico! Elicottero a battere! Dove? Oh, porca di quelli per porca, elicottero nemico! Aspetta! Non saltare avanti senza avvisarmi, Gideon! Porco cane, ho posso far tutto da solo? Aspetta, riprendimi l'altra arma, altrimenti qua ci si muore male. Maronne, è un casino! Aspetta, ok, eliminati! Ce l'ho fatta! Wow! Aspetta un attimo! Aspetta un cocchio di attimo, cicci! Oh, maronne! Non mi aspettavo la F! Effa la nonna! Salve signori, che piacere fare la vostra conoscenza. Se ci morite male quando avete un secondo, mi fate un piacerone. Signore, no! Perfetto, ho eliminato anche l'altro. Wow. Ciccio al volante. Ce la fai? Bravissimo, Kronk. E va, fan club, allora. No. E vabbè, ma stiamo scherzando. Aspetta, devo fargli anche il dietro. Dobbiamo salvare il tizio. Anzi, i tizi, ci sono i tecnici, per favore. Qualcuno li salvi, medico. Ok, c'è qualcuno che non sia morto durante lo schianto? Maronne, ragazzi, che azione veramente epica. Amico, no, aspetta, Ciccio, non sono mai stato bravo a nuotare. C'ho il metallo, ti appesantisce, è vero. Con queste tute non puoi decisamente buttarti in acqua. Cioè, forse ti danno anche la carica per nuotare meglio, non dico di no. Maronne, che azione epica, comunque. Ehi. Aia. Sveglia. Il lavoro non è ancora finito. Ma perché mi hai preso sberle? No, cazzo, dimmi che è ancora vivo. Sta calmo, respira ancora. Più o meno. Che cazzo volevano da questo tipo? Non lo so, non mi interessa. Ci penseranno alla base. Ajani, soddisfatto dell'investimento? Sì, avete fatto come promesso. Stasera offro io. Incredibile, ma vero, siamo sopravvissuti, gente. Ben fatto, Mitchell. Grazie, capo. Ah, che peccato, non mi pare che abbiamo completato nuove sfide EXO. Tuttavia, abbiamo 3 punti sviluppo. Allora, visto che mi stanno a fare il chiulo, volevo sicuramente aumentare la salute del 25%. Ho speso un patrimonio di punti. E tanto che ci siamo, aumentiamo del 25% la velocità di ricarica delle armi. Che cosa buona e tanto giusta, perché perdiamo effettivamente troppo tempo a ricaricarle. Perfetto, direi di passare alla prossima missione. Stare in Atlas non era come stare nei Marine, ma non mi lamentavo. Che azioni faighe! C'erano degli ostaggi in pericolo e le truppe di Atlas dovevano intervenire prontamente per salvarli. Portana, Gideon! Non pensavo fossi una star del cinema. Oh, addirittura. Capisco che un campagnolo come te non incontri spesso qualcuno con tutti i denti, ma non emozionarti è troppo. È buffo, sai, perché tua madre ha i denti. Cazzo. Quello sono stato io. Hai visto che roba? Non male, vero? Ti è andata bene. Il KVA migliora di continuo. Che fine ha fatto quel tizio che per poco non annegava? È insieme ad Irons. E a me sta bene così. Roba forte, amico. Roba fottutamente forte. Oh, buongiorno signore, salve. Riposo, soldati. Riposo. Che cosa possiamo fare per lei, signore? Darmi un bicchiere, per esempio. Posso fare di meglio. Sedetevi, signori. Ma non mettere le dita dentro i bicchieri, animale. Che schifo. C'è un vecchio detto militare. Tratta i tuoi uomini come se fossero tuoi figli prediletti e ti seguiranno in capo al mondo. Io ho perso mio figlio e ho capito l'importanza di cogliere il momento, di dire ciò che va detto quando se ne ha l'occasione. Avete fatto uno splendido lavoro. Lagos ha aperto grandi opportunità per Atlas. E di questo io vi sono grato. A voi, signori. La cosa inquietante è che Kevin Spacey spesso e volentieri finisce per essere il cattivo. Gideon aveva ragione. Era stata fortuna. Il KVA migliorava di continuo e pensava ogni giorno più in grande. Oh no!
Oh no! Non una centrale nucleare, ti prego. Questo potrebbe essere un bel problemone, in effetti. Dannazione! Maledetti terroristi. Fissione! Seattle, Washington, Stati Uniti. 28 aprile 2055. Tipo EXO, unità d'assalto. Ora ragioniamo. Cittadini del mondo, siete nascosti dietro la protezione della tecnologia. La tecnologia è un cancro. Sono qui per liberarvi da questo cancro. Il mondo deve tornare al suo stato naturale. Io sono Hades, il vostro salvatore. Grazie, signor Hades, ci salvi da questa brutta, brutta tecnologia. Ares 2, serve conferma visiva sul quadrante. Ricevuto? Signori, stanno attaccando gli Stati Uniti stavolta? Dobbiamo combattere in casa, praticamente. Vedete tutte? Beh, sappiamo con certezza che il KVA proverà a innescare una fusione nel reattore. Entreremo nel cortile sud e poi verso nord, fino ad arrivare alla sala di controllo. In posizione! Scusate, ma ste cose non dovremmo saperle prima di andare in missione. Wow! Occultamento disattivato. Sì, siamo a Seattle, come potete vedere. 2-3, vivono ancora le regole di ingaggio limitate? Passo. Negativo, 2-4. Siamo autorizzati a ingaggiare qualsiasi bersaglio. Passo. Sarà uno sbaglio. Come in Corea. Compio una deviazione. Sì, ecco, quelle potrebbero essere problematiche. Mi sono giocato lo stomaco. Se è capitato nella vita vera, avrei vomitato tutto. 2-4. Lancio di Sam, ore 12, passo. Wow, 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 wow. Contromisure Swarm. Tenetemi. Oh, oh, no, 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 no. Quelli sono morti, male, male. Evitiamo di fare la loro stessa fine. 2-4, colpito. 2-5, lascia la formazione e assisti Alfa, passo. Ricevuto, 2-3. Nemici nella nostra zona, passo. Roger, bravo, ripulite quei tetti. Aspetta, vedo degli ostili da quella parte. È un casino sparare col cocchio di aereo che si muove. Secondo, mi sto sparando sotto. Oh, buongiorno. E voi da dove arrivate? Ok, eliminato uno. C'aveva un cugino dietro. Aspetta un attimo che sto ricaricando. Marone. Qualcuno con lanciamissili l'ho visto. Dove buia sei? Aspetta, aspetta che mi sparo il cugino anche lì intanto. Io ho eliminato. Zona libera. Discesa, basta. Oh mio Dio, lo posso sparare direttamente io. Papa, siamo a terra. Aiuto. Perfetto, come è arrivato? Alfa è nella merda. Avanziamo con loro fino all'edificio bersaglio. Oh maronne, sono pesantemente equipaggiati, signori. Anche noi non scherziamo. Aspetta, evitiamo di farci trucidare. Che casino. Dietro gli MCD e rispondi al fuoco. Ok, ho capito, ho capito. Sono un attimino in ansia, non so se si fosse notato. Dietro quei droni. Aspetta che intanto eliminiamo. Furbacchione 1. Tirami fuori lo scudo. No, no, lo scudo stavolta. Gideon, cosa ho attivato? Funziona ancora. Qualcuno la usi subito. Ok, centro io, centro io, centro io, copritemi. Copritemi, porca di quelli per porca. Entra, entra veloce, ciccio. Ma spare, no. Come funziona quest'arma? Oh, ma buongiorno. Aspetta, 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 possiamo anche mirare meglio. Maronne, moriteci. Possiamo anche agganciarli. Secondo e lanciarli dei missili. Aspetta, 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 aggancia tutti, vai, lancia. Wow, si sono scontrati tra di loro. Sai che elimino anche gli elicotteri prima che riescano a farli scendere. Oh, perfetto. Maronne, questo veicolo è stracorazzato. Una figata assurda. Ce lo possiamo portare anche nelle prossime missioni, scusate. Ci semplificherebbe un sacco la vita. Oh, arrivo, arrivo. Carro armato, carro armato, carro armato, carro armato, carro armato. L'ho visto. Aspettate, sono in mezzo al fuoco incrociato nemico. Oh, ma stai scherzando. Con quale lanciamissili? Dov'è il lanciamissili? Aspetta, ok, là davanti. Un attimo che devo avanzare senza farmi trucidare male dal nemico. Aspetta. E pare no. Ciao piccolino, vieni da papino. Ok, perfetto. Vediamo un po' come funziona. Dovrò probabilmente mirare per alcuni secondi in modo tale che lui agganci il bersaglio. E fuoco. Wow, spara quasi in un'unica volta. Spara di nuovo. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Sì, non sarebbe male. Sono senza proiettili. Aspetta. Aspetta che sono tempo di tizio. Oh, cos'è quest'arma? Ma è un raggio laser. È un cocchio di raggio laser, Thompson! Ti devi levare dei maroni? Aspetta, aspetta, corri, 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 perfetto. Riforniciti di munizie. E tirami fuori le armi, quelle pesanti. Vai, vai, copritemi. Perfetto, preso? Abbattuto? Ancora no? Ragazzi, copritemi, porco cane. O abbatto il carro armato o sparo agli altri. Vai, aspetta. E dai, è morce.
Oh, mo mi sono rotti i maroni. Spariamo anche i tizi. Tanti saluti. Aspetta. Olè. Passa la voglia di stracciare le balle. Distrugge il Titan con il lanciamissile. Sì, ho capito, ho capito. Però se voi non sparate i tizi, devo farlo io, come ho detto. Vai, 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 vai. Dovremmo averlo praticamente distrutto. Aia! Ma hanno ferito gravemente, porco cane. Ah, ah, non avevo le droghe a proposito. Cos'era? Oh, ok, perfetto, hanno funzionato. Oh, grazie, grazie. Tutto calcolato. Aspetta che c'ho l'arma surriscaldata. Ricevuto, profe. Andiamo. Corriamo alla struttura di controllo, presto! Datemi un secondo che ho bisogno di un'arma seria, porcricoli per porca. Oh, credo di aver trovato una carabina. Non male, questa ci tornerà molto utile. Ragazzi, fate breccia, non fatevi problemi. Occhi aperti, ci sono civili. Ok, fin qua tutto tranquillo. Che strage! Hanno fatto fuori tutti, praticamente. Dovrei anche recuperare dei documenti all'interno del gioco, non so neanche come siano fatti. Roger, apriamo queste porte. Guarda gente, avanti. Perfetto. Vado avanti io, vado avanti io. Un marone, è stato in automatico. Mi sono caccato. Aia. Direi morti male tutti, gente, qua. Bravo, temperatura reattore in aumento. Brutte notizie, eh? Abbastanza, ma non a pieno regime. Allora possiamo farcela. Che macello. Sono tutti morti. Li hanno ammazzati come cani. Muoversi. Signori, è tipo una corsa contro il tempo, voglio dire. Dai, ciccio, veloce, veloce. Occhi aperti, gente, pronti a tutto. Porco cane, che porta seria. Oddio. Lo sapevo io. Bravo, ciccio. Signor Gideon è un ometto molto esperto. Oh, maronne, pieno zeppo di gente. Ok, facciamo attenzione. Un attimo, che non ho mai utilizzato la carabina. Aspetta. Signore. Ok, lancia la granata tattica lì, come cocchio si chiama. Perfetto, così riesco a vederli meglio. Oh, maronne. C'è tanta gente, aiuto. Guarda quanti. Ok, cerchiamo di aggirarli tatticamente. Granata, 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 granata. C'hai la nonna trota. C'hai la nonna tanto trota. Aspetta, 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 aspetta. Ho pochi colpi su sta cocchia di carabina. Aspetta un attimo. Ok. Buoni. Trota, buoni. E cuccatevi le mie granate esplosive intelligenti. Perfetto. Oh, ti stai rialzando? Vedi che non ti rialzi più. Ok, questo è il collega. Copritemi, copritemi che provo ad aggirarli. Vai, 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 vai. Basso. Aspettavano pure qua. Bastardi. Ok, tatticone. Perfetto. Olle. E morto. Buono. Buono. Una strage stiamo facendo, gente. Devo ricordarmi che ho anche l'arma laser. Maronne, brutto modo di andarsene. Vieni cucinato praticamente. Aspetta, aspetta, Joker. Coprimi, Joker. Aspetta. Sto cucinando il nemico. Perché questi codi si muovono da soli? Droni, levatevi dai maroni. Ok, va di nuovo di granata tattica, perfetto. Aspetta un attimo. Ok. Aia, aia, mi spa... vabbè, ma ragazzi, se non mi coprite da dietro, però... Ok, ora ragioniamo. Ho ritrovato un'arma col mirino, quello figherrimo. Aspetta un secondo che mi ha anche crashato il gioco, ma vabbè, dettagli, facciamo finta di nulla. Facciamo comunque una di queste granate che sono utilerrime. Perfetto, perché ogni tanto mi arrivano da dietro. Perché i miei colleghi non offrono una grande copertura. Aspetta, fino a dopo di gente. Granata, 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 aspetta, corri. Porco cane, mi ero bloccato male. Ok, per il resto vediamo di... Oh, maronne, eliminarli tutti manualmente. Aspetta. Perfetto, non stanno, non stanno, non stanno. Li vedo, li vedo, li vedo. Porca boia, i droni non li avevo visti invece. Evitiamo di sprecare le granate contro i droni. Maronne, è esploso male con le Joker. 300 metri alla sala di controllo. Ok, forte resistenza nella sala del reattore. Aspetta, aspetta un attimo. Ok, c'è giusto un po' di gente, come potete vedere. Oh, erano tutti ritardati qua. Aia, ah, posso farlo anch'io sto giochino, eh. Che cocchio. No, in corpo a corpo ti fanno dei danni assurdi. Se lasci che si avvicinino troppo, sei nella MF totale. Aspetta. Ok, perfetto. Maronne, mi sto a cacà. Basso, 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 basso. Granata. Vai di tattica, le ho finite. No, no. Porco cane, Lon, non farli avvicinare, ne abbiamo già parlato. Aspetta. Maronne, maroni. Un attimo che ricarico, gente, su subito da voi. Ok. Morece. E morece anche tu laggiù. Ma... quanto è grossa sta cacchio di centrale? Aspetta. Magari non dovremmo sparare così ad cacchium, eh. Penso che sia un attimino rischioso. Dovremmo aver fatto quasi tutto il giro. Aspetta, 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 aspetta. T'ho visto, t'ho visto, t'ho visto. E poi te hai mai sentito. Ah, marone. Un sacco di gente. Granata, granata, vai avanti tu. Fai il tuo lavoro. Wow, 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 wow. È arrivata gente morta male. Aspetta. Ok, eliminato anche questo. No. C'è un altro tizio qua dentro? Aspetta, ok, eliminato. Oh, è morece. Marone, il signore era molto resistente. Amici, arrivo, portate pazienza che ero andato a cercare delle munizie.
Ok, dobbiamo raggiungere i livelli superiori, inferiori, non lo so nemmeno io. La sala della turbina? Alla porta. Ricevuto. Lo vuole mettere? Scusa, no, non mi dire che avete un'altra invenzione tatticissima. Cos'è sta roba? Ma è una barriera, è uno scudo? Che figata assurda! Certo, usa il drone d'assalto. Ok, ok, copritemi nel frattempo. Drone, drone, vediamo di schierarlo. Perfetto. Ragazzi, copertura. Non posso far tutto io? Ah, ok, eliminiamoli tutti velocemente. Guarda quanti! È pieno zeppo di tizi dovunque. Manca poco. Ok, perfetto, ottimo. Se mi fate fuori il drone, ci avete la mamma trota. Minacce rilevate 22. Aspetta, posso anche mirare più tatticamente? Perfetto. Ok, con mouse 3 posso andare su. Chi usa mouse 3 per andare su? Non potete mettere barra spaziatrice? No. Ma Kelon sarebbe stato troppo geniale da parte nostra. Stanno sparando anche da sotto. Ho il drone in fin di vita. Ok, ne restano 9. Devo eliminarli il più velocemente possibile. Come che si andava su? Ah, così, perfetto. Me ne ero già dimenticato. E basta sparare al drone. Ma io sparo ai vostri droni. Cioè, sì, tecnicamente lo faccio, ma vabbè, dettagli. Ok, ancora 2. Vediamo un po'. Vabbè, dai, andiamo direttamente noi. Due tizi li possiamo far fuori a manina. Chi si è visto, si è visto. Signori, signori, che succede qua dentro? Chi mi ha sparato? Bastardo. Ma santo cielo, io che non ti avevo sparato prima. Perché ci tenevo a te. Ok, saliamo ai piani superiori. Dobbiamo arrivare dall'altra parte, gente. Wow, ok, come ho detto, qua sta esplodendo tutto. Ci siamo quasi. Arrivo. Entro tatticamente dalla finestra in maniera faiga. No, come non detto, passo dalla porta. Ci ho provato. Perfetto, gliel'hai fatta vedere a quella maledetta porta. Bravo Carter. Eccola. Forza, aprite. Wow, mi è esplosa in faccia praticamente. Okay. Neanche tanto. Sto bene. Che cazzo è successo? Esplosivi sulla porta. Ci siamo fatti fregare alla grande, gente. Scusate, sto cercando delle informazioni. Questo terminale è attivo. Accesso e diagnostica. Vai al terminale. Ehi, da deponi. Profe, lo vedi? Sì, riceviamo tutto. Ok, temperatura stabile. Vanno riempite le vasche. Ok, abbiamo Livelli in discesa. Linee dissipazione interrotte. Boss! Cazzo, quanto che sta. Provo a deviare. Gideon, temperatura critica. Annullare. Gideon! Ci sono! Signori, dobbiamo andarcene da qua! Abbandonare l'area ora! Oh, merda! Sta per esplodere la centrale nucleare, ciccio! Ricevuto! Bravo! Qui salta tutto! Andiamo! Ok, accetto volentieri il consiglio! C'avevo la vista mezza sminchiata, corri! Corri! Non fermarti! Santo cielo, dobbiamo lottarci per qualche chilometro! A meno che queste centrali non siano un po' più sicure! Signori, non alzatevi voi, tranquilli! Perfetto, un marone. Nemici in fuga. Ci siamo, avanti. Wow, 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 ok, ok, non mi fermo a sparare i nemici. Direi che l'esplosione di sto passo ci ucciderà tutti. Corri. Joker, livelli di radiazioni a posto, faccia sparare. Elicotteri di recupero KVA alle torri nord. Ok, che cosa buona è tanto giusta. Raid 2-3, estrazione immediata. Ricevuto, bravo, 1, 30 secondi. Bravo, la pressione è stabile. Andatevene via subito. L'avete sentito? Corriamo! Stiamo facendo del nostro meglio, gente! Io sono anche un attimino preso da panico, ma vabbè, dettagli. Esplosioni! Sta saltando in aria! Stanno facendo esplodere le torri! Come cocchio si chiamano? Non me lo ricordo! C'ho un vuoto di memoria! Wow! Wow, 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 wow! Ok. Grazie per il pensiero, 2-3. Guardali che ci sparano e fuggono intanto. Eh certo, io ti tiro una granata così ad cacchio. Maronne, maronne. Attiriamo la torre sud-est. Vabbè, io sparo ad cacchio, ma quanti erano? Ma avevano direi a centinaia di uomini sti tizi. Che sta succedendo? Wow, 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 wow. Ragazzi, allontanatevi. Porco cane. Non si vede nulla, non si vede nulla. Ragazzi, sta per crollare la torre lì, come cosa si chiama. Aiuto, qua viene giù tutto. Sta crollando. No, no, state lontano, state lontano. Porco cane. Non vedo nulla, non vedo nulla, lascio dove andare. E vabbè, ci siamo stati colpiti dalle macerie. Qualcuno mi salvi, presto. Questa volta abbiamo toppato alla grande. A tutte le unità. Eccolo, portaci giù. Medico. O anche medikit, mi accontento anche di quello. Profe, squadra Atlas in fuga. Area compromessa. Svelto Mitch, sali su.
Datemi una mano, no, porco cane, svelto Mitchell. Sono stato investito da 36 tonnellate di macerie. Scusa, facciamo finta di nulla che è meglio. Perfetto. Allora, diamo un'occhiata ai potenziamenti. Abbiamo 2 punti sviluppo. A questo punto direi di ridurre il rinculo delle armi del 20%. Oh, perché per quel motivo che il DeLong Gamer non c'è mira. È il rinculo, fidatevi. Ammetto, non mi aspettavo una missione del genere, soprattutto nel territorio degli Stati Uniti. Cioè, hanno attaccato gli Stati Uniti. Cioè, da Pearl Harbor che nessuno gli rompe le balle, non vorrei dire una boiata. Siamo in diretta e quelle che state guardando sono immagini a dir poco incredibili. È il reattore Vacuum Pacific di Seattle e abbiamo notizie non confermate di tutto. Oh mio Dio, hanno fatto un attacco coordinato in diverse parti degli Stati Uniti? Anche a Londra, a Mumbai, Monaco, Madrid, Tokyo, Mosca, Roma. Non abbiamo le centrali a Roma. Come funziona sta cosa? Carissimi cittadini del mondo, oggi avete paura. Tremate perché vi siete svegliati di soprassalto. Ci sono giorni che non scorderemo. Momenti che porteremo con noi fino alla morte. Dove eravate il giorno in cui tutto è cambiato? 4 anni fa, un uomo ha cercato di toglierci tutto. Un uomo ha provato a distruggere il mondo. Pensavamo di essere ormai condannati, ma ne siamo usciti insieme. Oh mio Dio, questo è uno spot pubblicitario dell'Atlas! Eravate vulnerabili e noi vi abbiamo aiutato. Eravate malati e noi vi abbiamo curato. Regnava il caos, noi abbiamo portato ordine. Stabilità, sicurezza, la possibilità di ricominciare. Chi siamo? Noi siamo il futuro. Bravo! Bravo Kevin Spacey! Cioè, a parte per la denuncia che ti sei preso per quei brutti atti che hai compiuto, ma vabbè, dettagli. Ripercussioni, Detroit, Michigan, Stati Uniti, 5 agosto 2059. Tipo Exo, specialista. Quindi sono effettivamente passati 4 anni dagli ultimi eventi. Come se la passa il mondo! E neanche troppo bene, direi. Oh, noi siamo ancora vivi? Benvenuto a Detroit! 2,5 milioni di persone accampate così. Non è una vacanza, ma hanno cibo, acqua e sono al sicuro. Tutto grazie ad Atlas. E il KVA si mette a rompere i coglioni. Cazzo. Oh, sti terroristi sono sempre che rompono le palle, in effetti. Ragazzi, faccio il predictone, poi magari è sbagliato, ma vabbè, dettagli. Conoscendo, come dicevo, Kevin Spacey, che di solito fa il cattivo alla fine, o quello che pensi sia il buono, ma è il cattivo, non spoilerate nei commenti che vi picchio male la nonna, potrebbe essere, se ho fatto il predictone giusto, lasciamo stare, che l'Atlas sia d'accordo con i terroristi, così i terroristi fanno gli atti di terrorismo, l'Atlas arriva, salva la giornata. Potrebbe essere questo. Voglio dire, così facendo, dopo un attentato del genere, l'Atlas si è garantita contratti per 4 anni, contratti a profusione, hanno fatto una marea di soldi. È come se un pompiere accendesse prima l'incendio, poi arrivasse a fare l'eroe e si prende tutti i meriti. Scusate, ma in 4 anni non c'è stato modo di far ripartire l'intera città. Vivono in una sorta di baraccopoli ipertecnologica. Stai di merda. 22 giorni di fila. Il KVA non molla un attimo. E neanche noi. Ricevuto. Questa gente doveva tornare a casa il mese prossimo. Invece l'arrivo del KVA ha bloccato tutto. Proteggono il bersaglio, ce l'abbiamo ancora. Il dottor Pierre Danois, nell'ospedale in centro. Abbiamo l'ok. 4 anni a inseguire Hades e ci troviamo il suo braccio destro sulla porta di casa. Siamo stati anche fortunati, poteva andare decisamente molto peggio. Oi, graffitaro! Non mi pare il caso di rompere le balle ai militari, ciccio, eh? Guarda che roba. Per fortuna che almeno ci sono loro che riescono a mantenere la popolazione sotto controllo, a dar cibo e via dicendo. Ma è abbastanza ovvio che sia una polveriera pronta ad esplodere da un momento all'altro. Da quello che ho capito, all'interno delle persone hanno inserito un chip DNA. Pertanto siamo tutti taggati in questo universo. Beh, è abbastanza ovvio che potrà capitare anche nel nostro futuro. Un attimo, capitano. Dai, lavoriamo per l'Atlas, ciccio. Un po' di rispetto, eh. Scansione isotopi in corso. Attendere. Ah, ok, questo deve essere il chip DNA che ci hanno inserito. Che cazzo ci fa il KVA di boss? È una città fantasma. Il luogo ideale per nascondere qualcosa. O qualcuno. Ok,
Buona fortuna. Grazie, grazie Ciccio, però prossima volta un po' di rispetto, per un veterano. Torres, pronti? Pronti. Le moto aspettano solo noi. Moto? Ok, in sella. Io non è che sia poi così bravo a pilotare le moto, ma ho bei dettagli. Cosa potrebbe mai andare storto, vero capo? Sincronizzati e vai in automatico. Perfetto. Signore, io mi sto caccando comunque. Bravo 2-1, il dottore è rintanato all'ospedale. Tempo stringe. Ok, Prophet. 5 minuti al checkpoint blu. Il bersaglio va catturato. Porterà da Ade. Roger, bravo chiuso. Quila, che big tutossi non hanno questi. Numero ordine. Ideo, ordine 5527. Aspetta. Signore, mi fa provare il tutozzo. Operativi su moto. Numero ordine 5527. Ok, verificato. Aprire. Ci vediamo dopo, tieni da parte il tutozzo, Ciccio, mi raccomando, ti offro una birretta. Wow! Come poi è ridotta Detroit? Ci devono essere state delle rivolte cittadine, probabilmente. Penso sia stato solo causato dall'esplosione della centrale. Prof, bravo 2-1. Linea delta superata. Avanti così. Macello! E ci vorranno anni prima che la città ritorni agli antichi fasti? Non è cambiata molto. Ah, era così anche prima? Ok. Oh, porco cane, mi sono appena accorto che sono in partita da un cifrone di tempo. Quindi... gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Devo dire che la trama si sta infittendo. Non mi aspettavo un attacco su suolo americano, questo è poco ma sicuro. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi faccio licenziare dal signor Kevin Spacey. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!